che la tecnologia abbia inizio. Ok, allora, ho coperto, fa schifo, avete ragione, guardate che schifo, cioè è brutto, lo so, fa schifo, ma almeno così è coperto, quindi abbiamo un problema però. Dobbiamo per forza abbassare dentro, cioè all'interno, la stanza all'interno deve essere per forza abbassata di uno. Vabbè, in realtà non è un problema così grande, cioè la abbassiamo, chi se ne frega, cioè tanto non mi interessa che sia, cioè guardate anche qua, non mi interessa che sia così alta. Cioè, tanto guarda, arrivo fino a qua al massimo. No, non è vero, la sono andato. Però vabbè, basta fare dei buchi, ma... Oddio, avevo visto qualcosa di brutto là dentro. Ma invece no, non era niente di brutto. Ok, qua vabbè, poi sta scavando un po' a random, direi. Voi due. Tanto ho visto che James, tipo, si autodifende, quindi va benissimo. Cioè, se uccide tutti, tranquillo. James, proprio. Ok, ho fame, quindi andiamo a mangiare. Ok, allora perfetto, qua dovrebbe aver finito teoricamente, cioè sì, sempre teoricamente, e ho finito le torce, quindi direi di craftare altre torce. Ok, qua abbiamo finito, ma è ancora in polvere, quindi bisogna cuocerla. Oddio, bisogna andare a cuocerla, quindi andiamo subito a cuocerla, andiamo a workstation. Ok, grazie mille, workstation, e la cuociamo. Bam, cuociti. Ok, poi torno a prenderti, intanto andiamo su a... no, non dobbiamo andare su. Dobbiamo fare qualcosa, craftare torce, sì vabbè, craftare torce, mamma mia. In realtà le torce servono, quindi no, dobbiamo anche farle. Torce. Ok, torce, scriviamo. No, non abbiamo torce. Ok, quindi scriviamo stick, abbiamo stick. Abbiamo uno stick, mamma mia, proprio. Ok, abbiamo uno stick. Allora sì che siamo forti, mamma mia, proprio. Oddio. Ok, e facciamoci, bam, uno stack di torce. Mamma mia, troppo bravi. Perfetto. Ok, abbiamo uno stack di torce. E andiamo un attimo a riprenderci la roba che stiamo cuocendo. Quindi intanto ne prendiamo poca, dai, 14, no, prendiamo le 16, ecco, cioè, prendiamo le 16, dai. Così almeno sono giusti, ok, vai. E poi gli altri li prendiamo dopo, ok, andiamo al laboratorio sfera piano 2. E possiamo copiarli in qualche modo, non possiamo copiarli, perfetto. Ok, quindi facciamo la enrichment chamber, quindi facciamo questa, mamma. Ok, uno steel casing, ne facciamo due steel casing. E facciamo enrichment chamber, basta fare bam così. E poi, bam, un enrichment chamber. Perfetto, allora. La Richard Chamber cosa fa? È praticamente una... come posso dire? Ci posso arrivare? Tipo un pulverizer, ok? È un pulverizer praticamente. Solo che la figata non è adesso. Perché con la mechanism possiamo fare delle cose molto fighe. Cioè se noi clicchiamo qua U... no, non riuscire. Se noi clicchiamo qua U... esatto. Ci esce la Basic Enrichment Factory. Quindi sono delle factory, quindi delle industrie. E la cosa figa, cioè guardate quanto si crafta facile, possiamo già farla praticamente. Quindi basta scrivere scriviamo factory così almeno. Factory, guardate qual è la cosa figa, se noi facciamo, bam così e la craftiamo. Guardate la cosa figa, mamma mia. Bam, la piazziamo e vedete che ha tre posti, non più uno. E non solo, c'è anche quella avanzata, c'è quella elite. Quella avanzata deve avere 5 posti, se non sbaglio, e quella elite 7. Quindi, mamma mia, cioè proprio possiamo macerare tre cose contemporaneamente collegate all'Applied, che il trasporto è istantaneo, a stack, quindi. Cioè, mamma mia, proprio le robe facciamo. E già che ci siamo, allora facciamo anche la smelting, perché già la smelting, cioè la smelting serve. Quindi basta fare energia smelter che si fa, vabbè, così, cioè sempre cold glass, vabbè, cioè mamma mia, proprio il glass, dici, le cose difficili. Ok, bam, facciamo una factory, bam, fatta, no, non è vero, perché non la, sì, perché è giusto, l'Applied non è troppo amica della meccanismo, infatti tipo i suoi macchinari, se come avete visto prima, sono che siamo shift, non li prende, bisogna metterli a mano e poi li fa, non si sa perché, ma è così. Quindi ora cosa facciamo? Colleghiamo l'applet sotto, sì, colleghiamola sotto, perché poi dobbiamo aspettare appunto che si fa la stanza, perché questa qua la mettiamo nella stanza nuova perché è più figa la stanza nuova. Ok, quindi adesso andiamo all'applet, perché questo è questo. Mi sa che sono più episodi, comunque, diciamo, questi episodi che ho fatto. Mi sa che, cioè, tipo, boh, non saprò che nomi dargli, perché, tipo, ho fatto troppe robe tutte contemporaneamente, quindi, boh. Ok, ci serve Applied, giusto? Applied Energy Sticks. Ok, ora cosa facciamo? Facciamo i cavi, quelli ciccioni dell'Applied, non questi. Cioè, questi sì, ma bisogna fare Dense Cable, esatto.
Esatto, che si fanno con questi più glowstone e redstone, vabbè, troppo facile. Questo si fa con della lana. La lana non ce l'abbiamo, bisognerebbe farmare della lana. Wool. Ok, sappiamo già cosa fare nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio faremo una bellissima, come si dice, una bellissima farm di lana. Perché appunto ci serve la lana. Come abbiamo visto adesso ci servirà tanto la lana. Quindi nel prossimo episodio facciamo una meravigliosa farm di lana. Intanto vabbè, prendiamole da qua. Però nel senso, in futuro facciamo una farm di lana. Quindi ricordatemi, se vedete che tipo nel prossimo episodio mi dimentico di fare, scrivetemi Jurassic, andrei mica a fare la farm di lana. E io la farò, perché voi me lo ricordate sempre, che voi siete delle bellissime persone che mi ricordate tutto. Ok, no, fermi. Ne avevo anche qua, se non sbaglio, giusto? Ne avevo 64, che adesso buttiamo. Ciao. Li facciamo, ok. 64 più 37. Pochi. Sono molto pochi. Ne servono di più. Quindi ne craftiamo di più. Ne craftiamo di più di questi. Ok, vai. No, non pure, non pure. Quello Fluix, ok. Ah, abbiamo solo il pure. Ok, non voglio fare quello pure. Facciamo quello normale, cioè. Costa di meno. Cioè, più che altro non è che costa di meno. Non possiamo copiarlo il seme, quindi ho finito il coso, l'EMC, no. Va bene, ce la facciamo bastare, va, facciamo tutti quelli che possiamo. Quindi, pochi. In realtà sono stratanti, però. Però guardate, qua ce ne serve uno. E vabbè, dici uno, tranquillo. Ma per fare quello denso non te ne serve uno, è quello il punto. Per fare quello denso te ne servono ciao proprio. No, non basta. Wool, non possiamo iniziare a prenderla. Queste non possiamo copiarle. No, perfetto. Possiamo buttare via qualcosa? Tipo che non serve. Tipo da Skystone? No. Dell'osmium? Buttiamo via dell'osmium. Anche se ci serve abbastanza l'osmium. Però, va bene. Qua rimettiamo via queste robe. Ok. Mettiamo via questi cavi. Perfetto. Ok. Quindi siamo wool. Ok. Prendiamo da 64 wool. Dovrebbe essere abbastanza. Tanto non ce ne sono appunto non tanti. Però già. Ok. Quindi bam così, bam così. Perfetto. Ok. Ora, vedete, sono stratanti, lo mettete anche voi, sono tanti, ok. Ma per fare quelli densi, guardate quanti ne servono. Cioè ne servono 4 di quelli normali, quindi mamma mia proprio. Ed è un casino. Abbiamo della glowstone, poi glowstone. Ah, poca glowstone. Dobbiamo andare nel nether a prendere della glowstone. Ok. Ok, quindi facciamo questa cosa. Andiamo nel nether a prendere la glowstone. Mamma mia, allora andiamo a isola delle cose inutili. Bella. È una vita che non veniamo più qua. In realtà dovremmo tipo fare quello che avevamo detto con quest'isola, ma lo faremo in futuro. Anzi, lo possiamo fare in un prossimo episodio. Perché esiste un oggettino molto figo che funziona energia, che fa cose belle. È entrato un maiale nel Nether. Quelle cose che dici, ok, è entrato un maiale nel Nether, ma perché? Più che altro. No, le fiamme dell'inferno. Ok, allora. Glowstone, stai dicendo? Ok. Glowstone, dov'è la glowstone? Là c'è della glowstone, però è un po' in alto e non ho portato blocchi. Che intelligente. Quindi basta prendere un po' di come si chiama qua? Di netherrack. Cioè in realtà certo che cioè in realtà stiamo rovinando tantissimo il nether proprio facendo così. Ok, qua abbiamo della cenere. Non mi serve, quindi la rimettiamo giù. Ok. Bisogna arrivare fino là sopra per prendere. Ah, però qua ci sono le api. Cacchio, ci sono le api. Se ci avviciniamo troppo all'alveare, spawnano le api, poi ci lanciano giù. Mamma mia, cadiamo e moriamo. Il senso è proprio quello. Quindi direi di fare con calma. Quindi scendiamo un pochino più in parte, esatto. E adesso saliamo. Ah! In un prossimo. Ovviamente, facendo questa cosa, mi è venuta in mente un'altra cosa. In un prossimo episodio possiamo fare un oggettino molto, molto bello. Che si chiama Jetpack. Che ci permette di volare. Quindi potremmo farlo, e ovviamente funziona energia, perché in questo pack cioè tipo tutto funziona energia, quindi in un prossimo episodio lo faremo ovviamente. Quindi dovete ricordarmi, se mi dimentico ricordatemi anche Jurassic, avevi detto che facevi il bellissimo jetpack ma non l'hai fatto, quindi scrivete, non lo farò. Ok, vediamo quanta. 2 stack, non sono tanti, pensavo che ce ne desse di più. Ok, se ci lanciamo qua non moriamo, in teoria non moriamo, quindi lo facciamo, ci lanciamo, vai. Ok, sono andato 2 cuori, perfetto. No, vabbè, se poi andiamo sul fuoco, ovviamente. Allora, dov'è altra glowstone? Qua non c'è altra glowstone. Là c'è della lava buggata. La vedete la lava buggata? Ok. Quindi, tranquilli, andiamo avanti, piano. Ok, là c'è della glowstone. Scherzo, non è vero. Invece, però c'è della luce, cos'è questa luce? Ok, non so cosa sia questa luce, ma non c'è tanto poco. E tra l'altro, natura. Quanto è bella la moda natura, che aggiunge tutte queste robe, tipo il nether lo fa diventare vero, tipo come se fosse nel mondo reale, ma tipo molto nebbioso.
molto figo, cosa voglio dire. Allora, qua c'è della glowstone. Là c'è della glowstone, ma un po' troppo lontana, quindi no. Qui ci sono delle vines che si illuminano. Ok, lasciamole là. Ah, non volevo aprire l'inventario. Ok, mi sa che la glowstone non c'è. Oddio, quanto virox adesso. No, non voglio prendere, ma dopo ne abbiamo troppo. Belle però queste vines che c'è, tipo troppo luminose, simpatiche, carine, mi piacciono. Ok, sto finendo tutto il cibo perché qua rallenti come la morte e salti per andare più veloce. Ok, no, qua c'è anche della soul sand. Oddio, c'è un ghast. No, e siamo sulla soul sand. Vi ricordo che siamo sulla soul sand, quindi non è troppo bello avere un ghast alle costole con la soul sand. Oh, spider brutto. No, 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 no. Ah, ok, da carne marcia. Chi se ne frega da carne marcia. Ah, glowstone là sopra, però c'è un ghast che ci spara, quindi non è una mossa troppo intelligente. Ma noi ovviamente la facciamo, perché noi siamo persone intelligenti. Ovviamente no, quindi possiamo farlo. Ok, vai. Ok, vai. Dai che non c'è ancora visto. Okay, finché non ci vede siamo tranquilli. Più che altro ci si... Oh, là c'è del diamante. Vabbè, chi se ne frega del diamante. In realtà non è diamante, è tipo quel minerale strano che si chiama tipo... non mi ricordo. Però è tipo quello azzurro che sembra diamante, ma in realtà ti inganna e poi non è diamante. E tu rimani depresso perché, oddio, era diamante, ma in realtà no. Ok, là c'è una fortezza. Ok, se ci servono dei blades o qualcosa possiamo andare là, c'è la fortezza. Poi là ci sono dei funghi molto belli e simpatici. Un po' buggati, ma belli e simpatici. Là c'è un maiale che cammina su due zampe. Bello. Ok, e diciamo di tornare a casa allora. Vai, teleport to portale. Entra, non vedo il ghast. Entra, ho sentito che mi sparava, ma entra, veloce. Ah, entra, ok, grazie.